Ho attraversato l'America nei mitici anni 60 e l'ho fatto chiaramente sulle orme di Jack Kerouac, ma anzi, prima che Jack Kerouac, sicuramente sulle orme del grande poeta americano Walt Whitman, quello di Capitano, mio capitano, la famosa poesia che abbiamo anche sentito sull'Atimo Fuggente. E sulle orme di questi grandi autori, questo errare per l'America attraverso deserti, attraverso infinite praterie, attraverso tutto il lunghissimo est, è un'impresa straordinaria. Io presi un'auto a New York, la comprai e attraversai l'America per rivenderla in California. Era un trucco che facevano gli studenti che andavano appunto in California. E poi la macchina che si prende a New York è una macchina decappottabile, in modo che a New York d'inverno fa freddo e quindi non vanno bene. E quindi si comprava questa macchina, si attraversava l'America, si rivendeva dall'altra parte in California e poi per tornare a New York si comprava una macchina coupé, una macchina, una berlina, una macchina chiusa, si riattraversava l'America e si rivendeva a New York, guadagnando 100 dollari, 200 dollari le spese del viaggio. 5 giorni attraverso l'America. Ma chiaramente io questo l'ho fatto non solo sulle orme di Walt Whitman e di Jack Kerouac, ma soprattutto sulle orme di Easy Rider. Easy Rider, il film mito per ogni motociclista. Ed io ho avuto delle macchine straordinarie, la TR3 A della Dolce Vita, nera, proprio come quella di Marcello Mastroianni. Ho avuto la Sunbeam Alpine di 007, il primo 007. Ho avuto l'MGA, ho avuto una straordinaria Giulietta Spider, ma nessuna di queste automobili, in maniera assoluta, Spider meravigliose, nessuna di queste mi ha dato la gioia e le emozioni della mia famosa GEMS, cioè la mia EGS, questa moto inglese nera straordinaria e anche quella della mia Triumph Bonneville. Chiaramente tutta la mia adolescenza e giovinezza è stata influenzata da film come Il Selvaggio con Marlon Brando e con la sua meravigliosa Triumph Thunderbird e poi da Easy Rider, dalla Hydra Glide Chopper Duplex del 49 di Capitan America, la moto, il chopper, cioè la moto ricombinata apposta come simbolo anche questo di libertà e di anarchia da Peter Fonda per attraversare l'America insieme a Dennis Hopper che era Bill, che era anche lui su un'altra Harley Davidson. A proposito di Harley Davidson, c'è un gustoso aneddoto che mi è capitato. Un mio compagno di università mi chiamò disperato perché, e mi pregò di raggiungerlo nella villa di suo padre a Grottaferrata, una località vicino Roma. Io andai e avevo conosciuto questo suo padre che era un vecchio notaio in pensione. E questo vecchio notaio che cosa faceva? Aveva vinto a poker nel 1949 una Harley Davidson del 39 a un colonnello dell'aviazione americana. Quindi aveva questa Harley Davidson azzurro cielo, high speed, meravigliosa. Era una moto con il cambio sul serbatoio e la frizione a pedale, quindi anche difficile da guidare. E lui ci aveva vinto la Roma Rocca di Papa, quindi con un dislivello di quasi 900 metri a 70 km all'ora sulla strada bracciata. Quindi è quello che si dice nel gergo motociclistico, un bel manico, cioè era veramente bravo a condurre. Questo vecchietto era molto molto attaccato alla moto, ma che cosa accadeva? Che oramai era arteriosclerotico e gli accadeva di salire su questa moto, partire e perdersi. Si trovava a Latina, a Formia, a Viterbo e poi andava da poliziotti e diceva: non mi ricordo come mi chiamo, non mi ricordo chi sono, mi riportate a casa. E chiamavano il figlio. Siccome avevo parlato con questo signore diverse volte della moto e me l'aveva fatta vedere e ammirare perché ero andato con la mia motocicletta a trovarlo, a questo punto il mio amico mi chiese di comprare questa moto e di convincere il padre a vendermela. Io sono andato da lui per fargli un favore e quindi e il vecchio mi chiese 600 biglietti da 1000, quindi una cifra ridicola, equivalente a oggi di 300 euro, per avere questa straordinaria moto. L'amico mio mi disse: comprala a qualunque prezzo. Io ho preso questi soldi in contanti al bancomat e l'ho pagato e ho ritirato questa moto. Ma siccome avevo proibito ai miei figli di andare in motocicletta, quindi non potevo portarla a casa, per cui l'ho nascosta in un garage
vicino a casa mia e ogni tanto ci andavo a fare un giro. E un giorno sul raccordo anulare, mentre andavo sulla mia Harley Davidson del 1939, azzurro cielo, con il casco e con la sciarpa bianca di Snoopy come pilota della prima guerra mondiale, mi sento fare papà. E accanto a me, nella moto della macchina della zia, c'era mio figlio che mi guardava sconvolto. Io ho provato a rabberciare la cosa dicendo: sto facendo un sopralluogo, mi serve perché devo girare un film. Non ci ha creduto, sono costretto a venderla il giorno dopo. Easy Rider è proprio il manifesto di questa voglia di libertà, di avventura, sete di novità, di cambiamento, tipica di ogni vero, autentico motociclista, dall'animo zingaro e dagli orizzonti sconfinati. Io porto nel mio corpo le tracce di questo mio amore motociclistico, 8 bulloni da una parte, 4 da un'altra, un chiodo in un piede, ma sono tutte, non sono cicatrici, sono tutte medaglie al valore. Ognuna di queste è una marca di motocicletta, ognuna di queste è un grande viaggio e anche un epico incidente dal quale sono sopravvissuto, e già questo è una grande fortuna. Ora, per tornare al film, Dennis Hopper fa questo film proprio da appassionato motociclista e da appassionato hippie. È il manifesto dell'anarchia, della libertà, ma anche il manifesto di una grande illusione. L'illusione di pensare che la libertà e l'anarchia siano delle formule per la felicità. Non è vero, non si può vivere senza regole, le più minime, elementari, ma tuttavia in quel mondo degli anni 60, oppresso dalla fine, subito dopo la fine della guerra, oppresso dal conformismo, un mondo che io ricordo come se fosse stato in bianco e nero, un mondo sotto certi aspetti sereno, ma soffocante, dove le abitudini avevano perso la loro origine, non si sapeva perché ci si comportasse in un certo modo. Dovete sapere che i colori erano il beige perché mantiene lo sporco, le macchine erano bianche e nere, e c'erano gli abiti per la mezza stagione, era tutta una serie di ritualità, di cose che noi giovani, la musica era convenzionale, fatta di gorgheggi e di trovatine melodiche, mancava quella forza e quell'entusiasmo nelle cose che noi sentivamo premere nel nostro sangue. E poi c'è stata l'esplosione del 68, il film è di Easy Rider del 67. C'è stata questa esplosione del 69, il film, c'è stata questa esplosione e noi ci siamo buttati in questa gioia, in questo entusiasmo, come bambini che improvvisamente non hanno più i genitori in casa e hanno tutto a loro disposizione. E come i bambini, chiaramente abbiamo combinato un sacco di guai. Perché? Perché non ci siamo resi conto che le regole in fondo, alla fine, servono. E serve anche capire da che parte si deve andare. Ma noi in quel momento abbiamo capito, sulle nostre motociclette fisiche o ideali, siamo corsi via, proprio come i protagonisti di Easy Rider, che erano Peter Fonda, Dennis Hopper e uno straordinario Jack Nicholson che faceva George, l'avvocato, cioè che simboleggiava il conformista che improvvisamente si ravvede e diventa anarchico. Bene, non voglio discutere di politica e quindi non affronterò il 68 da questo punto di vista, però io posso dire che noi siamo partiti con un entusiasmo reale, originale, in selle, appunto, come dicevo, alle nostre motociclette. E poi la politica e le droghe hanno avvelenato questo straordinario dono che era la libertà, riducendolo invece a delle forme diverse di schiavitù che hanno portato morte, distruzione e sangue. Proprio come, rivedendo oggi il film, noi avvertiamo questo senso profetico che c'è nel film, proprio la corsa dei protagonisti verso una ineluttabile distruzione, dovuta proprio da quelle forze che loro irridono e combattono, si può dire che spernacchiano, ma poi queste forze montano e chiudono come in un cerchio i nostri protagonisti, proprio come è successo anche a noi, che siamo stati travolti poi da questo coperchio che ci è stato messo sopra, proprio per soffocare questa nostra scelta di libertà, questo nostro straordinario coraggio, che però non è servito. Non è servito perché, come dicevo prima, abbiamo esagerato. Nel film, Jack Nicholson ha guadagnato un Oscar come miglior attore non protagonista e il film ha preso
è stato al Festival di Cannes, ha preso dei premi ed è diventato questo manifesto, come dicevo, appunto, di libertà e di anarchia, ma anche di una profetica fine delle illusioni. Però io spero che, dimenticavo una cosa importantissima, le musiche che accompagnano le corse in moto attraverso l'infinita America dei nostri protagonisti sono di Bob Dylan, di Jimi Hendrix, e c'è quel famoso Born to be Wild dei Steppenwolf, che è diventato proprio il manifesto di ogni nasci per essere selvaggio, che è diventato il manifesto di ogni possibile libertà, ma è questa libertà che noi continuiamo ad avere e a sognare. A proposito, questo è un autentico Timex, l'orologio di Peter Fonda che ha nel film, comprati in America, negli Stati Uniti, a me allora, e come vedete ancora cammina, funziona sempre. E io mi auguro che anche i vostri sogni e le vostre illusioni continuano ancora ad andare avanti, assetati di libertà e di una costante ricerca della felicità. Grazie.